Buonasera, allora è una giornata che ancora una volta ci pone al cospetto dei fatti italiani e dell'ennesimo braccio di ferro su Berlusconi. In corso l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del PDL Forza Italia, gli eletti del PDL, la stragrande maggioranza dei quali adesso entra in Forza Italia, in presenza di Berlusconi. Ebbene, la proposta fatta dai capogruppo, che sono come sapete Schifani e Brunetta, è di dimettersi tutti, di dare le dimissioni in bianco di tutti i parlamentari da subito, che si concretizzeranno se a quanto pare il 4, cioè la prossima settimana, nel giorno in cui si dovrebbe votare sulla decadenza di Berlusconi, nella famosa giunta per le elezioni, appunto ci fosse il voto maggioritario del PD, degli avversari alleati di governo del PD a favore della decadenza. Insomma, se decade Berlusconi, dicono, nessuno di noi resterà in Parlamento. Per ora resteranno i ministri, si deciderà poi che fare della delegazione PDL Forza Italia al governo. Questa è la clamorosa svolta di oggi e preoccupante, oltre che clamorosa, ovviamente per chi crede che le sorti del governo vadano salvaguardate, a cominciare dal Capo dello Stato che lo ha ripetuto a più riprese nei giorni scorsi. La riunione è in corso, aspettiamo di sapere se sarà formalizzata definitivamente e votata questa proposta. Ma certo si tratta di un fulmine, non a ciel sereno, ma quando si pensava che propositi di questo tipo fossero stati accantonati da parte del partito principale del centrodestra, anche perché, come sappiamo, sono i giorni in cui si guarda ad altre cose, si guarda a Telecom, e oggi altrettanto importante è il fatto che da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza e i servizi, il Copasir, si sia detto: attenzione, è un rischio per la sicurezza nazionale vendere Telecom, perché la rete in mano appunto a Telecom e diventerebbe in mano spagnola, in mano straniera, nel momento in cui chi detiene le leve e le chiavi della rete può entrare in tutti i segreti, in gran parte dei segreti del paese. Ma poi c'è anche la vicenda di Alitalia. A quanto pare domani è il giorno in cui sapremo se diventerà francese, se diventerà parte del sistema Air France KLM. Ma sapremo anche se la manovrina ci sarà e di che entità sarà. A quanto pare ci sarà per forza, perché il Fondo Monetario Internazionale stima che in questo momento il rapporto deficit-PIL per l'Italia sia del 3,2%, due decimali di troppo quindi. Ma stasera, peraltro, ve lo dico subito, c'è Saccomanni, il ministro dell'economia, ospite di Lili Gruber a 8:30. Ci sono tante cose, ma le vediamo insieme tra 30 secondi nei titoli. Torna altissima la tensione nella maggioranza con la minaccia di dimissione di massa dei parlamentari del PDL. Se ci sarà il voto finale in aula oppure già semplicemente quello in giunta a favore della decadenza del senatore di Berlusconi. In corso l'Assemblea di deputati e senatori, presente lo stesso Berlusconi. La decisione è presa nel corso di un vertice a Palazzo Grazioli. Sul passaggio di Telecom Italia a Telefonica Spagnola, l'allarme del Copasir: la vendita della compagnia telefonica mette a rischio la sicurezza nazionale, ha detto il Presidente del Comitato. Su Telecom il governo non è stato informato, ha detto il Vice Ministro delle Comunicazioni Catricalà. Intanto il Presidente di Telecom Bernabé confessa di aver saputo dai media della cessione agli spagnoli. Ma il caso Telecom, con il passaggio in mani straniere anche di rete e infrastrutture, rischia di essere unico in Europa. In Germania, Francia e Gran Bretagna le compagnie concessionarie di telecomunicazione, anche se aperte a capitali privati, sono strategiche per lo Stato, che mantiene importanti quote di controllo nell'azionariato. Domani giornata decisiva anche per la cessione di Alitalia a Air France. A Parigi, incontro tra il nostro ministro Lupi e il suo collega francese. Il Fondo Monetario Internazionale avverte l'Italia: il rapporto deficit-PIL in questo momento si profila al 3,2%, quindi un decimale in più di quanto previsto dal governo. Un decimale che rischia di riportare il nostro Paese sotto una possibile procedura di infrazione da parte di Bruxelles. Per evitarla sarebbe necessaria una nuova manovra di correzione dei conti pubblici. Il ministro Saccomanni stasera ospita 8:30.
Piazza Montecitorio, per la prima volta trasformata in un palcoscenico contro la violenza sulle donne, che solo quest'anno ha fatto una vittima ogni 2 giorni e mezzo. 40 donne e uomini comuni vestiti di bianco e rosso, attori che raccontano le violenze rinchiusi in una gabbia, danno vita alla performance 15-22 installazione per sensibilizzare la politica e i suoi palazzi, per rivolgersi alle giovani generazioni, per riflettere. È il nuovo presidente di Montecitorio, il PDL ha rinunciato a sostenere Daniela Santanchè e con 274 voti è stato eletto il deputato, che si chiama Simone Baldelli, che nei mesi scorsi era finito al centro dell'attenzione per aver pubblicato sul suo blog una parodia, davvero e proprio imitatore, della presidente della Camera Laura Boldrini, di cui diventa il vice. All'Assemblea delle Nazioni Unite il presidente iraniano Rouhani sembra inaugurare una nuova stagione nei rapporti con gli Stati Uniti e non solo. L'olocausto è stato un crimine, non si può negare lo sterminio degli ebrei, parole che cancellano la linea del suo predecessore Ahmadinejad. Nell'intervento di Rouhani ha anche aperture sul nucleare, pronti a trattare sull'arricchimento dell'uranio. Buonasera, quindi come avete sentito una nuova svolta brutale impressa alle trattative per la maggioranza e il governo. Il PDL, che si chiama adesso Forza Italia, ma gli eletti sono quelli nelle liste del PDL, propone di far decadere contemporaneamente a Berlusconi, se sarà votata sulla sua decadenza, tutti quanti i parlamentari eletti alla Camera e al Senato, così da rendere è assolutamente necessario da parte del presidente Napolitano lo scioglimento delle Camere. Tutto questo si concretizzerà il 4, quindi ha dato in pratica gli 8 giorni al governo e al Parlamento l'assemblea che è in corso dei parlamentari del PDL, il 4 di ottobre perché è il giorno della giunta delle elezioni o al più tardi quando la decadenza di Berlusconi sarà oggetto della votazione in aula al Senato. Riunione in corso, dicevo, sentiamo. La bomba scoppia a metà pomeriggio. Il PDL fa quadrato intorno al Cavaliere, ipotesi dimissioni di massa. Battono le agenzie intorno alle 17.20 in vista della riunione dei gruppi parlamentari di questa sera alla Camera. A dimettersi potrebbero essere sia i parlamentari che le delegazioni ministeriali, si legge scorrendo il testo. Il dubbio insomma sarebbe se far dimettere solo i 5 ministri o lasciar vuoto mezzo Parlamento. Con il passare dei minuti il programma si definisce nei dettagli. I capigruppo chiedono ai parlamentari dimissioni di massa da dare il 4 ottobre, subito dopo il voto in giunta sulla decadenza di Berlusconi. Voto scontato, che segnerà l'uscita del leader dal Parlamento. Mi vogliono arrestare, umiliare, si sarebbe sfogato nel pomeriggio il Cavaliere. L'accelerazione, insomma, imprevista è stata decisa dopo l'ennesimo vertice a Palazzo Grazioli e ora rischia di travolgere il governo. Ieri il vice premier Alfano era salito al Quirinale convocato da Napolitano, incontro senza sorprese. Alfano avrebbe confermato al capo dello Stato il sostegno del PDL a Letta, il resoconto dei giornali. Lo stesso Berlusconi negli incontri con i suoi non aveva preannunciato nessuna mossa ed anzi la rinuncia ad andare ospite di Porta a Porta questa sera era sembrato un segnale di distensione. Ma più si avvicina il momento della verità, il voto sulla decadenza, più il nervosismo cresce. E gli ultimi scontri nella maggioranza, dal fisco alla battaglia in corso tra PD e PDL sul finanziamento ai partiti, potrebbero aver riacceso le polveri. Di qui la minaccia, una pistola carica sul tavolo delle prossime trattative. Se è l'annuncio o no della fine delle larghe intese lo sapremo tra poco, se Berlusconi chiederà o meno ai suoi di frenare. La minaccia delle dimissioni di massa è stata già sfoderata. Il presidente Schifani ne parlò in diretta al nostro telegiornale il giorno dopo la sentenza della Cassazione che confermava la condanna di Berlusconi, che il Cavaliere ha deciso di scontare a Roma. Proprio in questi giorni Berlusconi ha cambiato residenza spostandola da Milano nella capitale, così se sceglierà i servizi sociali a decidere sulle modalità, orari, permessi, non sarà il Tribunale di Milano, ma appunto quello di Roma. Non ci sono reazioni ufficiali, si sa soltanto che prima di questa riunione che è in corso da poco più di mezz'ora c'è stato un incontro a Palazzo Chigi tra Alfano, che è vicepresidente del Consiglio, oltre che segretario del defunto PDL, in attesa di sapere se sarà lo stesso il suo ruolo anche in Forza Italia, e Franceschini, che oltre ad essere ministro per i rapporti con il Parlamento è anche il numero 2 rispetto a Letta nella gerarchia del PD all'interno della delegazione al governo. Infatti Letta, come sappiamo, è negli Stati Uniti per l'Assemblea, sta parlando anzi in questo momento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma ha scelto non per colpa sua
il momento peggiore, non soltanto per questo improvviso scarto del PDL sul tema delle dimissioni e della decadenza, ma anche perché sono le ore decisive, sappiamo, su Telecom e Alitalia. Su Telecom oggi un grido d'allarme pesantissimo. Sì, è vero, ha tranquillamente ammesso oggi al Senato il vice ministro dello sviluppo economico Catricalà. Il governo del riassetto azionario che ha consegnato il 66% della cassaforte di controllo di Telecom Italia agli spagnoli non è stato informato prima. Del resto, ha anche spiegato, se l'avessero fatto la cosa non sarebbe andata in porto così in fretta perché avremmo chiesto chiarimenti e preso tempo. Franco Bernabè, invece, il manager che guida il gruppo, ascoltato sempre a Palazzo Madama, ha detto tra il serio e il provocatorio di aver saputo la cosa leggendo i comunicati stampa di Telco. Poi, chiamandosi fuori, ci tiene a precisare. Questo straordinario interesse che ho visto in questi due giorni per le vicende di Telecom Italia non mi sembra che fino adesso sia stato, diciamo, il sentimento che ha ispirato un po' tutte le... Sistema Italia. Ecco. E già, perché invece le grida d'allarme sul futuro del gigante della telefonia nazionale e delle sue decine di migliaia di dipendenti arrivano puntualmente solo il giorno dopo l'ufficializzazione del passaggio all'Iberica Telefonica, come si dice, insomma, a babbo morto. Per anni, dalla privatizzazione avviata 20 anni fa in poi, attraverso i successivi cambi di proprietà e l'accumulo di miliardi di debiti, governi, politica e partiti hanno preferito sul tema Telecom tirare a campare con diatribe varie. Oggi invece anche il Comitato parlamentare sulla sicurezza batte un colpo, e che colpo, ci avverte che bisogna vigilare sui possibili rischi per la sicurezza nazionale, visto che si sta parlando del passaggio di mano all'estero di un'infrastruttura strategica che maneggia miliardi di dati e informazioni anche sensibilissime. Da New York, intervistato dalla TV Bloomberg, Enrico Letta è dovuto intervenire. Problema numero uno è l'occupazione, ha detto. Chiederemo garanzie a Telefonica, pur sapendo che Telecom è una società completamente privata e che la questione, testuale, non è problema di barriere né di passaporto di capitali. Infatti, perché anche se volesse, il governo ben poco può fare per fermare il cosiddetto riassetto in chiave spagnola, invocando, magari, per l'ennesima volta il principio di italianità. Stavolta la golden share dello Stato, il veto per le aziende strategiche nazionali, non può proprio essere impugnato, perché ad acquistare non sono soggetti extraeuropei e manca ancora il regolamento della legge approvata dal governo Monti sui poteri speciali per aziende particolari. Ma il tema più caldo è il famoso scorporo della rete dell'azienda Telecom, separare cioè i milioni di chilometri di doppini telefonici dalla casa madre per farli confluire in un'azienda pubblica che li metta a disposizione di tutti gli operatori, come è accaduto per l'elettricità. Ma il processo è lungo e incerto dal punto di vista delle regole e dovrebbe coinvolgere anche Cassa Depositi e Prestiti. Il ministro dello sviluppo economico Zanonato assicura che sta pensando a come far restare l'infrastruttura di rete sotto il controllo italiano ed evitare che la compravendita penalizzi l'occupazione. CGIL, CISL e UIL hanno chiesto un incontro urgente al Premier, che martedì riferirà in Parlamento. Ma intanto oggi il titolo in borsa ha perso il 4,6% e quasi il 5%. Team Brasil, la gallina dalle uova d'oro a cui ha sempre puntato la spagnola Telefonica e che Telecom a questo punto sarà costretta a vendere. Una brutta situazione questa di Telecom. Tutti dicono che il paese si può permettere di lasciare andare, dopotutto è una società privata. Ma noi ci siamo chiesti, ma negli altri paesi europei sono tutti così olimpici rispetto all'ex monopolista dei telefoni? D'accordo che siamo nell'Unione Europea, d'accordo che i capitali non hanno confini, come dice oggi Enrico Letta, d'accordo che nell'era della globalizzazione nazionale è sinonimo di provinciale. Ma la domanda che in queste ore gli italiani si fanno è la seguente: siamo noi fessi che ci facciamo scippare Telecom Italia dagli stranieri, o i capitali esteri entrano anche nelle altre compagnie telefoniche? Attenzione, qua parliamo di rete fissa. I telefonini è tutt'altro discorso e magari le controllano. Diciamo che una rapida rassegna dell'azionariato delle principali compagnie di TLC, come dicono gli esperti, porterebbe alla prima ipotesi. Veniamo ai compratori di queste ore. Telefonica, privatizzata nel 97, la compagnia che si è appena inghiottita Telecom è una public company, ossia l'azionariato è sparpagliato, senza un azionista di controllo. Certo, le banche, Bilbao e Caxia, hanno ciascuna più o meno il 5%, ma con quello non possono controllare la società. Oltralpe, laddove si sta per consumare il matrimonio forzoso con Alitalia, France Telecom è saldamente in mano pubblica, con lo Stato che detiene il 23% delle azioni. Il resto a dipendenti e privati, il tutto quotato a Parigi e New York.
Anche in Germania la privatizzata Deutsche Telekom ha un nocciolo duro statale che gestisce il pacchetto di controllo grazie al 16% di quella che è la cassa depositi e prestiti tedesca. È vero, qua sono arrivati gli americani con l'aggressivo fondo di investimento Blackstone, 4,5%, ma se ne stanno buoni senza disturbare le strategie dei telefoni della cancelliera Merkel. Più vecchia la storia dei telefoni di Sua Maestà la Regina Elisabetta, che ricaddero nelle privatizzazioni storiche degli anni 70-80. Qui la privatizzazione è stata vera, non all'acqua di rose, e lo Stato è uscito ai primi anni 90 e il gruppo è quotato a Londra e New York. Più chiara la situazione in Svizzera, dove Swisscom è saldamente in mano allo Stato elvetico col 56%. Compagnia solida, capace di incursioni nelle praterie dell'Unione Europea per comprare altre aziende valide e redditive, come Fastweb, che era, manco a dirlo, italiana. Eh già, la situazione è questa, quindi non stracciamoci le vesti, non fasciamoci la testa, ma in realtà Telecom è l'unico ex monopolista nazionale per la telefonia e che diventa poi patrimonio straniero. È quello che sta per succedere del resto alla ex compagnia di bandiera aerea, all'Italia. Se non fosse intervenuto Berlusconi, nel 2008 i francesi avrebbero pagato all'Italia intorno ai 3 miliardi di euro, accollandosi 3 miliardi di debiti, gli esuberi una promessa di investimento da 6 miliardi in 10 anni. Non accadde. Per non cederla, i francesi, sempre nel 2008, la cordata dei patrioti, pagò all'Italia 1,5 miliardi per un'azienda ristrutturata, senza debiti e con facilitazioni impensabili come il blocco dell'antitrust sulla Roma-Milano. Detto che Air France KLM da 4 anni possiede già il 25% di Alitalia, oggi per acquisire un altro 25% dovrebbe sborsare appena 150 milioni. E pensare che neanche loro se la passano poi così bene. Pareggio di bilancio rinviato di un anno, pensionata la flotta dei 747, 3.000 esuberi dietro l'angolo. E comunque il destino della nostra compagnia aerea si deciderà forse in un solo giorno. Domani tutto quello che accadrà di Alitalia verrà probabilmente scritto a Roma nel mattino e forse incorniciato a Parigi nel pomeriggio. Dal consiglio di amministrazione in mattinata si saprà anzitutto di quanti soldi necessita davvero la compagnia aerea italiana e quanti quattrini freschi i soci di Alitalia sono disposti a mettere in cassa. Alcune cifre si possono azzardare, dovrebbero servire 355 milioni di euro per chiudere l'anno, 300 da chiedere alle banche, 55 soci che nell'ultima occasione richiesta si rifiutarono di foraggiare un aumento di capitale da 150 milioni di euro, cifre quelle che servono ad Alitalia per tenere gli aerei in aria che il potenziale acquirente Air France KLM considera abbordabili. Il ministro Lupi e il suo collega francese Cuvier ne discuteranno sempre domani nella capitale francese. Sul tavolo un affare che non spaventa l'Italia, dice Lupi, a patto che la Francia metta nero su bianco garanzie occupazionali ed un piano industriale credibile, quindi nessuna preclusione. Il gran capo di Air France KLM Dejunac vuole chiudere l'affare, sembra a tutti i costi, e attenzione, non sarà indolore l'eventuale passaggio di comando. I pretendenti hanno già chiari i primi interventi necessari per l'Italia. Si sa ad esempio che la formula d'acquisto in leasing degli aerei è considerata svantaggiosa da Parigi. Nell'aria c'è già l'idea di restituire prima del previsto una ventina di velivoli da medio raggio, mentre potrebbe essere bloccato l'arrivo in flotta di 6 jet per tratte di lunga distanza, proprio quelle che il nuovo amministratore delegato dal Torchio vorrebbe invece rilanciare. Chissà che questo non sia per lui un campanello d'allarme. Sono giornate in cui siamo destinati a seguire con molta passione e interesse le questioni dell'economia. A cominciare dal fatto che per il governo e quindi per il Paese si profila una manovra correttiva, perché siamo oltre il famoso 3% nel rapporto tra deficit e PIL, secondo il governo siamo al 3,1 e già questo necessita una manovra di riassorbimento, ma secondo il Fondo Monetario Internazionale siamo più su, al 3,2%. È una battaglia a colpi di decimali quella che l'Italia, che il governo, si appresta a combattere. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, in discrezioni del Sole 24 Ore, il rapporto deficit prodotto interno lordo del nostro paese per quest'anno sarà pari al 3,2%. Il governo prevede invece che sarà al 3,1%. Una differenza, quella tra i dati di Washington e di Roma, dovuta alla diversa valutazione dell'operazione sull'IMU, ancora lei. Se i numeri partoriti dal Fondo Monetario risultassero corretti, per evitare di incorrere di nuovo nella procedura di infrazione per eccesso di deficit imposta da Bruxelles, l'esecutivo dovrebbe dunque rastrellare ancora più soldi di quanti ne stia cercando in queste ore.
Venerdì prossimo il Consiglio dei Ministri esaminerà proprio la correzione dei conti pubblici. Saccomanni stima di dover trovare 1.600.000.000 per riportare il rapporto deficit-PIL sotto quota 3%. E per questo, oltre a ricorrere alle partite di giro nelle voci del bilancio statale e agli ennesimi tagli lineari, potrebbe dover mettere in piedi in fretta e furia una manovrina. E qui rispunta l'idea di ogni finanziaria della Prima e Seconda Repubblica, l'aumento dell'accise dei carburanti, che potrebbe essere utile anche per rastrellare denaro per evitare l'aumento dell'IVA per 3 mesi. Alle casse dello Stato, ricordiamo, servono almeno 3 miliardi e 400 milioni. Uno per congelare al 21% l'IVA ordinaria fino al 31 dicembre, così da dare il tempo ai tecnici del Tesoro di preparare il piano di riordino delle aliquote, stavolta con un aumento al 22%, che dovrebbe entrare in vigore dal 1 gennaio 2014. E 2 miliardi e 400 per evitare la seconda rata dell'IMU a novembre. IMU, la cui cancellazione con questi chiari di luna si fa sempre più lontana. Il ministro dell'economia Saccomanni si dice aperto ad ogni proposta, a patto che si rispetti il limite del 3% del rapporto deficit-PIL. Ma servono, ripete come un mantra, coperture certe e identificabili. E come vi ho già detto, il ministro dell'economia sarà stasera ospite di Lilli Gruber a 8:30. Filtrano intanto delle indiscrezioni abbastanza nette, visto che stiamo parlando di frasi che vengono riportate tra virgolette su quello che sta dicendo Berlusconi a questa così importante assemblea dei gruppi parlamentari del PDL Forza Italia, in cui a quanto pare si è già deciso di far dimettere tutti i parlamentari del partito del centrodestra se decadrà Berlusconi da senatore. È lo stesso Berlusconi che sta parlando e avrebbe detto una frase molto dura e grave. È in corso un'operazione eversiva che sovverte lo Stato di diritto ad opera di Magistratura Democratica. Né più né meno, queste sono le parole riportate dalle agenzie di stampa. Clima infuocato a Montecitorio. E pensare che poche ore fa proprio il piazzale davanti alla sede della Camera dei Deputati si presentava in modo del tutto diverso. Macchie di rosso, vestiti e drappi scarlatti sui sanpietrini davanti a Montecitorio. Il piazzale davanti alla Camera trasformato in un set palcoscenico di un teatro di denuncia. Uno spettacolo, un'installazione contro il cosiddetto femminicidio, la violenza sulle donne, perpetrata spesso tra le mura di casa. Stupri, stalking, aggressioni, omicidi per mano di fidanzati, amici, mariti, partner o ex. Un fenomeno in crescita, numeri da emergenza, una barbarie. Quest'anno in Italia è stata uccisa una donna ogni 2 giorni e mezzo. 40 attori vestiti di bianco e rosso danno vita alla performance. Dentro una gabbia, davanti all'ingresso della Camera, si recitano monologhi per coinvolgere nella battaglia la politica e i suoi palazzi. È la prima volta che il piazzale di Montecitorio ospita una rappresentazione contro la violenza sulle donne, spettatori, un gruppo di studenti delle superiori. Il progetto voluto dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è dedicato alle ragazze e ai ragazzi delle scuole perché il messaggio passi fin dall'adolescenza. La scuola è in prima linea per trasmettere il messaggio culturale della parità di genere, dice il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza. Per cambiare c'è bisogno della cultura, ma soprattutto della volontà della politica. Il rispetto di genere, il rispetto tra uomo e donna si impara da piccoli, si impara a casa, si impara a scuola. Allora, in un momento in cui purtroppo il numero delle donne che subiscono violenza non diminuisce, anzi aumenta, penso che l'impegno della scuola, anche in modo, come dire, sistematico, sia un impegno importante per riuscire a combattere una mentalità della sopraffazione. Avete appena visto Laura Boldrini. Pare incredibile la storia che vi stiamo per raccontare, ma l'uomo che l'ha imitata alla perfezione in una assemblea proprio come quella che si sta svolgendo adesso del PDL, tra gli applausi e le risate dei suoi colleghi, è diventato da oggi anche il vice della Boldrini. Bianca Romano Prodi.
Che un vice debba seguire le orme e lo stile del titolare è di solito buona norma, ma che gli faccia addirittura il verso, senza tenerlo peraltro nascosto, è decisamente più insolito. Nel Parlamento italiano se ne sono viste di diversi colori, ma una cosa come questa ancora mancava. Mai si era visto infatti che venisse eletto un vicepresidente non solo a suo agio con le imitazioni, ma che avesse tra le sue vittime proprio colei di cui ora si ritroverà a fare le veci, scavallando addirittura ogni confine sessuale. Lui è Simone Baldelli, lei è il presidente, anzi la presidente, come da sua esplicita richiesta della Camera, Laura Boldrini. Lo stesso Baldelli che da deputato un paio di settimane or sono era arrivato a chiedere alla Boldrini, in una fase piuttosto confusa, di non lasciare che la Camera si trasformasse in un asilo. Imitazione a parte, l'elezione di Baldelli, eletto con i voti determinanti del PD, 274 in totale quelli a favore, si può dire sia arrivata quasi a fari spenti, a distanza di circa 3 mesi dagli abbaglianti e le strombazzate varie levatesi sul nome della Santanchè. Candidata iniziale, originaria del PDL, per quella poltrona in quota centrodestra, rimasta vacante da quando Lupi è diventato ministro. Allora andò in scena un braccio di ferro con il PDL che insisteva e il PD che resisteva, chiedendo che a essere proposto fosse un nome diverso. Per evitare la rottura, la votazione per il quarto vicepresidente prevista ai primi di luglio fu rinviata a tempi migliori. Evidentemente il lavorio estivo, condotto opportunamente lontano dai riflettori, ha pagato, trovando la famosa quadratura sul nome appunto di Baldelli, che ora si va ad aggiungere ai vari Di Maio, 5 Stelle, Sereni e Giachetti, entrambi del PD, ovvero agli altri 3 vicepresidenti che si alterneranno alla Boldrini sulla plancia di Montecitorio. Per la cronaca, viste le tante schede bianche, 124, mentre 24 sono state le nulle, i deputati a 5 Stelle, diversamente dal PDL, sono rimasti sul proprio candidato, la Businarolo, che ha preso 94 voti, mentre non tutto il PD si è adeguato alla nuova candidatura, così come è da immaginare un drappello del PDL, visti gli 8 voti ottenuti ancora dalla Santanchè. Si sa che è in corso in questi giorni l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si sa che oggi era in turno e ha finito poco fa di parlare il nostro Presidente del Consiglio Letta, ma sempre questa scadenza è importante per tastare il polso alle relazioni internazionali più importanti e a volte quelle più infuocate. Ebbene, c'è una schiarita molto forte, molto importante che riguarda l'Iran e gli Stati Uniti. Era atteso da tutti e Hassan Rouhani non ha deluso. L'apertura dell'Iran, i primi segnali di disgelo con l'Occidente ci sono. Vorrei dire al popolo americano che porto la pace e l'amicizia degli iraniani agli americani. Non sono uno storico, ha affermato Rouhani, che si trovava a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma quando si tratta di parlare della dimensione dell'Olocausto, ha affermato parlando alla CNN, sono gli storici che dovranno riflettere. In generale, ha continuato Rouhani, qualunque crimine accada nella storia dell'umanità, compreso il crimine dei nazisti contro gli ebrei, è riprovevole e condannabile. Qualunque crimine contro gli ebrei, noi lo condanniamo, ha affermato, perché togliere la vita umana è spregevole e condannabile. E così d'un tratto ecco sparire tutta la retorica incendiaria del suo predecessore, Ahmadinejad. Ma Rouhani ha tuttavia criticato la nascita dello Stato di Israele e soprattutto l'Olocausto, ha affermato, non può essere la giustificazione per un altro crimine, che cioè Israele possa usurpare la terra di un altro gruppo ed occuparla. Ma Israele, che pure è uscita spiazzata dall'inedita apertura, non ha dato credito al nuovo corso. E ieri, poche ore dopo l'intervento dell'ONU di Rouhani, liquidato il discorso del presidente come cinico e pieno di ipocrisia. Ma tuttavia oggi cambio di marcia. Non ha potuto esimersi infatti Israele da commentare con soddisfazione le parole di Rouhani. Quanto al programma di arricchimento dell'uranio che la comunità internazionale teme possa portare alla costruzione di un'arma atomica, Rouhani ha affermato: 40 paesi del mondo arricchiscono l'uranio. L'Iran vuole questo, nulla di più e nulla di meno. Allora, vi ho già detto più volte cosa c'è dopo di noi a 8:30, ma vi ricordo che dopo il programma di Lilli Gruber c'è una nuova puntata della Gabbia, la trasmissione di Gianluigi Paragone con molti ospiti politici e non stimolanti. Noi ci fermiamo. Allora, vi dico subito che la borsa di New York in questo momento è decisamente in negativo per quanto riguarda l'indice Dow Jones, che lascia sul terreno in questo momento lo 0,3%, 0,11% più contenuta la perdita del Nasdaq. Oggi aveva chiuso in leggera
segno più in positivo la borsa di Milano con un più 0,15 con lo spread a 241. È tutto, vi lascio a 8:30, ospite il ministro dell'economia Saccomanni e poi alla gabbia. Buonasera, a domani.